Cazzia 2015 è giunta alla 28ª edizione, uno dei più antichi festival di teatro e strada, uno dei più grandi festival di teatro e strada. In un contesto meraviglioso che è un borgo medievale di incantevole abbondanza, si dipana, nasce come teatro e strada, ma in realtà oggi sono 100 spettacoli per sera di arte figurativa, di arte circense, di teatro, di musica, di spettacolo, un contenitore veramente ricco di tanta arte e di tanta cultura, in uno spettacolo meraviglioso, quindi ogni spettacolo fa parte per se stesso, ma in realtà si conduce in un contesto decisamente unico, tutto incastrato in una meravigliosa realtà. Una meravigliosa realtà che fa connivio anche con l'artigianato di qualità, con tante produzioni tipiche del nostro territorio e che sono in linea con l'idea artistica di questa illusione di mercanzia. Un grande festival, un festival che dimostra che la cultura fa bene allo spirito, fa bene all'animo, diverte chi la segue, chi verrà accertato in quei giorni, ma soprattutto fa bene anche all'indotto economico di un territorio che ne giova e ne beneficia grazie alla cultura. Quindi tanta qualità culturale, un grande investimento per l'amministrazione comunale, un grande investimento per il benessere economico del territorio e soprattutto tanto divertimento, tanta magia e tanta arte per chi viene a trovarci in quei giorni. Di illustrare motivi di successo della prossima edizione, la 28ª, bisognerebbe chiedersi come è stato possibile per 27 volte riuscire a avere un grande clamore di pubblico, avere oltre 1 milione di visitatori in tutti questi anni e quel successo che la festa ha portato oltre i confini della Toscana, dell'Italia, dell'Europa. Io credo che il segreto sia questa varietà, questo guardare in tutte le direzioni, non fermarsi o soffermarsi su un unico genere. La mercanzia si può trovare in qualunque tipo di teatro, però questo non significa che è un contenitore, perché gli spettacoli che vengono a mercanzia, sia che sia il circo, sia il cabaret, le marching band, il teatro popolare, l'arte di strada, la danza, eccetera, eccetera, assumono e prendono il sapore stesso della festa, il clima. Questo clima di festa, questa energia che gira e circola nelle vene e nelle arterie di Certaldo Alto, che è il grande successo di questa manifestazione. Una novità golosa per questa edizione del festival, dove i nostri ospiti avranno la possibilità di degustare il mercaccio, il biscotto di mercanzia, un progetto nato nel 2013 da un'idea del direttore artistico Alessandro Gilli, sostenuto dal comune di Certaldo per una ricetta dello chef Marco Nebbiai. E oggi 6 pasticcerie di Certaldo hanno deciso di produrlo e quindi con noi anche vincere questa scommessa di farlo diventare poi il biscotto della città. Le pasticcerie che hanno deciso di aderire a questo protocollo d'intesa sono la pasticceria Brogi, Bazzani, Boccaccio, Giam, Marconcini e Miele, che noi ovviamente ringraziamo per il sostegno. Un'altra novità durante questa 28ª edizione del festival è invece rappresentata dal cinema teatro multisala Boccaccio, dove ci sarà la possibilità di vedere i video delle precedenti edizioni di mercanzia e quindi fare anche un percorso a ritroso e godersi, diciamo, tutti i momenti salienti di questo festival del teatro di strada. No, oramai è un'iniziativa, una manifestazione che ha dei risultati eccezionali, che non sono una volta sì, una volta no, ma sono costanti nel tempo. Quindi, diciamo, è stata la capacità, anche con poche risorse, noi ne diamo, ma diciamo, rispetto ad altre esperienze, anche europee, molto meno, si è saputa far valere l'idea, un'eccellenza nel panorama nazionale, questa tipologia di arte che qualcuno vorrebbe più povera, ma che in realtà affatto lo è. E oramai, dopo tutti questi anni, questa cosa ci può anche, come dire, far venire fuori un po' d'orgoglio per lanciare la sfida, come Toscana, ma forse anche come paese,
per dimostrare che anche spendendo meno ma si può lanciare la sfida a esperienze che hanno ben più finanziamenti, che sono quelle francesi, l'esperienza di Marsiglia, tutto quello che viene fatto in Francia sugli artisti di strada e su manifestazioni come queste, certamente con altri budget dello Stato molto imponenti, giustamente, che noi sappiamo di non poterci permettere, ma non per questo ci dobbiamo arrendere. Siamo capaci di lanciare le sfide anche in questo modo. Io credo che la mercanzia gli vada dato il premio di essere il festival che ci rappresenta meglio in questo senso. Era ascoltato che una sequenza di mercanzia fosse introdotta nello spot promozionale di Expo. Infatti, proprio perché ha il senso di far vedere che esperienze così ne abbiamo anche noi e anche di stimolare altre iniziative e anche noi stessi a vedere di replicarle. Ce la possiamo fare se davvero si fa un lavoro insieme fra artisti e istituti.